Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi andiamo ad effettuare la prova su strada di questa Audi A1 30 TFSI, quindi 1116 cavalli, e vediamo come va. Ed eccoci a bordo dell'Audi A1 1116 cavalli. Allora, innanzitutto questa vettura è dotata di clima automatico, sedili riscaldati, Apple CarPlay, quindi vedete che ho usato un altro iPhone, dentro si vede il navigatore, la musica che ho dentro e i punti di interesse. In più al cruise control e il lane assist. Andiamo a vedere come si comporta. Ovviamente tanti vedo che scrivono, che dicono: ah, motore tre cilindri, una macchina che non va bene. Invece in realtà è un motore che va benissimo, funziona molto molto bene, perché è un motore turbo benzina iniezione diretta. Ormai tutti i motori che hanno un senso per andare avanti sono fatti così, sia per una questione di coppie e bassi regimi che di consumi. Cambio 6 marce e 116 cavalli. Quindi, usando bene il cambio, io sempre, e avendo un motore con tanta coppia come questo, perché ricordatevi, con turbo benzina iniezione diretta, abbiamo quasi la coppia come un Camry turbo diesel, per tanto che se ne dica, perché i dati sono quelli, non è che possiamo andare contro i numeri. Quindi adesso sono in terza, vedete, è anche scritto sul cruscotto, non è una mia invenzione. Se io do gas, vedete come va via bene la vettura, non ho bisogno di scalare marcia, e questo turbo mi dà la spinta per andare avanti senza nessun problema. Se voi invece prendete un motore aspirato, su quella rotonda lì, se lo volevate andare via bene, scalavate già in seconda. Invece guardate come va via in modo tranquillo, bello brillante. Ci andiamo a mettere la quinta, vedete qua nel quadro digitale, andiamo a mettere la sesta. Ecco, allora io sono a 100 all'ora e sono a 2000 giri. Vado a inserire il mio cruise control. In questa modalità qua la vettura consuma veramente veramente poco, però a sua volta, senza avere, perché non è che tutti vogliono avere una vettura con tanti cavalli o vetture grosse di cilindrata, ma questa è già una vettura che è un 1000 con 116 cavalli, e se vado a sganciare il cruise sono in sesta, do gas, guardate come si riprende bene. Quindi a chi piace l'Audi A1, che è una vettura che si è andata a inserire in una categoria, una vettura né da utilitaria e né da berlina tipo la Golf, ma è a metà, non è né grande né piccola, quindi anche per i parcheggi in città è molto comoda da inserire in questi stalli che sono sempre più piccoli. Il cruscotto digitale si può rimpicciolire e ingrandire, e qui ovviamente in mezzo a questo bellissimo cruscotto ho il sistema audio, il computer di bordo, l'Apple CarPlay e l'audio di nuovo. Ovviamente quando vado sull'Apple CarPlay, se collego il Bluetooth, vedrò anche le persone che voglio chiamare e quant'altro. Abbiamo il Audi Lane Assist, cioè il dispositivo che tiene la corsia. Se per caso andiamo fuori corsia, adesso lo andiamo a inserire. Allora, vedete che adesso è grigio, perché in questo momento la telecamera non sta leggendo nessuna corsia. Ora, appena leggerà la corsia, quindi le strisce bianche della strada, diventerà verde. Adesso vediamo se le prende.
vedete che è verde, ok? Perfetto. Se io vado fuori corsia, vedete che la striscia è diventata rossa. Se io insistessi, il volante inizia a vibrare, come dire, svegliati, tieni la corsia. Ok. Se vado a mettere l'indicatore di direzione, questo dispositivo si sgancia e diventa di nuovo grigio. E così mi dà la possibilità di, o quando vado, faccio un sorpasso, o quando devo svoltare, che il volante ritorni in modalità normale, ma non irrigidito per tenere la corsia. Poi abbiamo il clima automatico, i sedili riscaldati, l'Apple CarPlay è una cosa molto figa, perché anche se la vettura non ha il navigatore, voi inserite qualsiasi telefono, Apple o Android audio o Mirror Link, e funziona in questa maniera qua. Quindi su Google Map avete le vostre mappe, se io adesso azionassi la navigazione ovviamente funzionerebbe. Vedete che la vettura è bella scattante e tra l'altro molto comoda come sedili, come sospensioni, che sono rigide ma non sono da gara, tanto per intenderci, no? C'è un bel assetto, ma è confortevole. Anche i sedili sono molto molto comodi, cioè rispetto all'Audi A1 precedente è comunque cambiato che l'abitacolo è più grande, gli spazi fra i due sedili davanti sono più larghi, quindi sono più comodo, e anche i sedili sono più larghi, anche i passeggeri dietro sono più comodi e la macchina ha più baule della precedente. Quello è un fatto, perché se andate a verificare le misure contro i numeri non possiamo andare. Se mi metto in velocità di crociera, come sto facendo ora, mi metto a 127 km orari, in sesta vedete che sono a 2500 giri, quindi anche qua un regime di giri basso, che il consumo sicuramente sarà di quelli deliziosi. Comunque è solo un 116 cavalli, ma ha già la sua bella spinta, è già molto divertente. Se vado a sganciare il cruise e do gas, la vettura va via bene. Ovviamente non va via di prepotenza come un Golf GTI, però comunque va via bene. Bisogna sempre vedere l'acquirente che vettura sta cercando, cosa vuole andare a comprare per sé e cosa gli interessa. Ora questa vettura qua è veramente una macchina molto versatile, perché non è grande, non è piccola, ha la giusta potenza ed è divertente anche dentro, ben fatta. Questa qua, questa moda natura ancora in nero lucido, che riprendono il nero di fuori, veramente, tra l'altro silenziosa, è un Audi, anche se piccola, ma è un Audi, ricordatevi sempre questo. Questa vettura ha 17.000 km, 2019, ex dipendenti Audi che arriva dalla Germania, li importiamo noi direttamente come sempre, noi la proponiamo con 3 anni di garanzia inclusa nel prezzo, le garanzie valide in tutta Italia e in tutta Europa, il tagliando fatto, olio, tutti i filtri, tappetini in gomma, doppie chiavi, libretto istruzioni italiano, lucidatura esterni, sanificazione interna. Con le targhe nuove verrete a ritirare la vostra vettura, che praticamente sembra uscita dalla concessionaria. Poi io, sui miei titoli scrivo sempre pari al nuovo. Pari al nuovo è un sinonimo per dire che la vettura non è nuova, ma è pari al nuovo, nel senso che salite sopra sta ancora di nuovo, è perfetta di carrozzeria, di interni e di meccanica, quindi mi posso permettere di scrivere e di dire pari al nuovo, perché se fosse nuova direi nuova, pari al nuovo vuol dire che è quasi nuova, comunque un ottimo usato. Se volete venire a vederla e provarla, venite a Motta di Costiglione d'Asti, venite a trovarci, magari con l'occasione vi fermate anche fuori la cantina ad acquistare qualche bottiglia di vino, che qua ce ne sono tante, vi fate un giro per le nostre colline che sono molto belle, e in più venite a vedere questa vettura fantastica. Se poi oltre all'Audi A1 vi interessassero altri modelli, sempre sulla falsa riga Audi Volkswagen, abbiamo altri modelli tipo Alfa.
Q3, Volkswagen Golf, Q2, poi quello che non possiamo, che non abbiamo in casa, ovviamente lo possiamo anche ordinare e prendervi delle vetture su ordinazione. Bisogna vedere quello che c'è di usato, non c'è tantissimo, qualcosina c'è sempre. Le sospensioni di questa vettura sono veramente, veramente confortevoli, ma allo stesso tempo giusto assetto. E sto passando in queste strade un po' sconnesse e mi sto accorgendo che ho veramente fatto un ottimo lavoro. Ciao a tutti amici e alla prossima.